Il ricordo dello scherzetto che vi ha fatto l'Aquila ce l'hai ancora impresso nella mente? Sì, sì. Quella finale playoff che perdemmo brucia ancora. E niente, sì, perché fu il mio primo anno tra i professionisti, quindi subito una delusione. E quindi diciamo che per me, anche per molti miei compagni, sarà una partita speciale. Non sarà la stessa l'Aquila perché non ci sarà Giovanni Pagliari in panchina. Questo cosa significa per te? Ma chiaramente lì, avendo cambiato allenatore, la società si attende a una risposta del gruppo. E si sa che ogni volta che si cambia allenatore la squadra risponde sempre bene, abbastanza bene, e noi cercheremo di imporre il nostro gioco e di fare i punti che ci servono per continuare a sognare. Il pubblico fino adesso ha risposto bene, però domenica vi aspettate forse qualcosina di più, riempire lo stadio è impossibile, ma un bel colpo d'occhio? No, però sì, fino ad oggi il pubblico ha risposto molto bene, domenica essendo un derby e ci aspettiamo veramente una grossa mano dal pubblico, perché si sa che il calcio senza i tifosi non è niente, e quindi speriamo che vengano molte persone a vedere la partita. E poi un derby e c'è stata anche questa novità. Delle ore 15 invece che le 18, questo aiuta? Sì, questo sulla carta dovrebbe aiutare, quindi speriamo che il pubblico risponda bene, e quindi noi cercheremo di far passare una bella domenica a queste persone che verranno a vedere la partita, soprattutto cercando di fare 3 punti e bel gioco.